cose della vita, il senso di amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Che bello poter dire siamo tutti qui per la letteratura. Benedetta Tobagi, Tommaso Pincio, Marta Cai, Filippo Romena e Silvia Valestra. Nessuno si aspettava che una donna potesse essere pericolosa, potesse essere coraggiosa, potesse essere capace di ordire inganni. Quale emancipazione è più grande di poter essere ciò che desideri? Fare figli, oppure no, oppure farne uno e aiutarlo a non andare mai in guerra. Elisabetta Fontana vince con il racconto Sotto la pelle. Ho iniziato a scrivere perché prima mi sono appassionata alla lettura e questo credo che sia stata la mia grande fortuna. Venezia è la città del teatro, Roma è la città del cinema, quindi sono città se non gemelle, però un po' sorelle. Sono particolarmente felice e onorata di chiamare Edith Bruck. Credo che la luce c'è sempre, anche nel buio più totale. Questo racconto anche ai ragazzi, perché non bisogna perdere mai la speranza. Grazie. Il premio Campiello per l'opera prima, quest'anno, va ad Emiliano Monreale. Il timore, facendo questo lavoro di storico del cinema da decenni, era che questo libro, che ha a che fare in certo modo col cinema, passasse come uno dei tanti libri di cinema che si scrivono e che ho scritto anch'io. Mentre invece la cosa a cui io puntavo, la cosa che mi premeva, era che questa era un'opera narrativa. Lo si poteva fare con le parole, con un certo uso delle parole, che si chiama, oso dire, letteratura. Io ho voluto raccontare una storia di solitudine, e una storia piccola, di dolore appunto sussurrato, però molto potente, molto forte. Forse scrivere è un modo per dire addio, è un modo per lasciarsi, per salutare qualcosa che magari abbiamo dentro di noi, che può essere doloroso, ma farlo con amore. Allora i due vincitori sono Nicola Cinquetti per la categoria dei giovani lettori, bambini e le bambine tra i 7 e i 10 anni, e Davide Rigiani per la categoria dei lettori tra gli 11 e i 14 anni. Questo è un libro che parla di mitologia, quindi di un passato remoto che c'è, noto per frammenti. Il frammento concede sia allo scrittore che al lettore la possibilità di costruire qualcosa. Vincitrice della prima edizione del Campiello Natura è Raffaella Romagnolo con Il Cedro del Libano. Edizione Agora. Questo era un libro che tenta di indagare quello che per me è il problema dei problemi, cioè il rapporto dell'umano con l'ambiente, e farlo attraverso una pianta che da così tanto tempo intreccia la sua vita alla nostra mi è sembrata una strada possibile. Ho sentito il bisogno di scrivere la vita di Joyce adesso, perché sono passati un po' di anni dalla sua morte, e io nei 10 anni ho continuato a parlare di Joyce a chi me lo chiedeva via via, e la sua è una storia bellissima. È stata una donna importante per il nostro passato, è stata molto presente nel suo tempo e ha anticipato anche il futuro, perché ha parlato di temi che ci riguardano oggi già decenni fa. Le 90 preferenze vanno a Benedetta Tobagi. Questo premio prima di tutto alla loro memoria, queste donne straordinarie che hanno combattuto, che non si sono girate dall'altra parte in un momento terribile.
e lo dedico quindi anche a tutte le altre persone oggi che non si girano dall'altra parte e che rispondono a tutte le situazioni di disperazione, di dolore, che accolgono le persone che vengono in cerca di futuro, che si occupano di contrastare tutta la ferocia delle disuguaglianze che ci sono, e poi in modo particolarissimo e specialissimo, scusate, emozione grande, a tutte le donne che resistono in Italia, nel mondo, in ogni contesto, nei contesti pubblici, nei contesti privati, nei contesti politici, nei contesti di lavoro, ne abbiamo parlato tanto, e che cercano di trovare e di far sentire la propria voce per se stesse e per tutte le altre. E quindi, di nuovo, per citare un grandissimo film, Towanda!